questo percorso per il quarto anno. Questa esperienza la facciamo per crescere. E noi abbiamo iniziato partendo da un obiettivo di miglioramento del nostro istituto e tutti questi anni abbiamo lavorato in questo senso. Questa esperienza deve servire a migliorare l'attività didattica quotidiana. State partendo per un'esperienza bellissima, io ho fatto l'Erasmus 8 anni fa, quindi me lo ricordo ancora come una delle cose più belle che abbia mai fatto. Quindi complimenti. E complimenti anche all'Istituto Alberghiero, perché se sono 4 anni che si rinnova questo progetto vuol dire che ha funzionato. Noi nel nostro piccolo sappiamo che ha funzionato e siamo molto contenti di questo, perché ogni anno riceviamo un sacco di messaggi privati dai ragazzi che tornano entusiasti del progetto e per fortuna anche del nostro contributo in qualche modo umano e nel piccolo, diciamo, materiale. Hotel Clé prima. Hotel Clé. Ciao, io sono stato qua con l'Erasmus 2017, sono stato contrattato e sono 2 anni ormai che vivo qua e lavoro per questa impresa. E tu? Io invece ho un anno che sono qui a Berlino, lavoro qui insieme a lui, è il mio collega e... You lit the candles on the cake. Questo qui è stato il nostro primo Erasmus, è un'esperienza fantastica dal nostro punto di vista e qui al lavoro ci siamo trovati veramente bene, abbiamo trovato un ambiente familiare, un personale molto gentile e molto simpatico. E siamo molto tristi di tornare a casa, dopodomani partiremo, oggi abbiamo salutato tutti che ci hanno accolto come una famiglia. Consiglio l'Erasmus ai nostri compagni perché è un'esperienza bellissima. E ti permette di crescere sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale. Questo è il mio primo Erasmus e diciamo è stata una grande esperienza, secondo me mi è servita tanto, sono stati 2 mesi diciamo molto intensi da questo punto di vista, sia al lavoro che anche fuori, comunque ho vissuto un'esperienza completa da tutti i punti di vista e se dovessi parlare di quello che ho guadagnato in questi 2 mesi dal punto di vista diciamo umano, personale,
potrei dire di essermi sentito una persona rispettabile, diciamo, da questo punto di vista. Sono stato veramente contento di essere stato scelto per questo progetto e devo ringraziare i professori comunque per questo, e non potevo chiedere di meglio. Hi, my name is Noelia. I work in Eurostars Berlin and Exe Hotel Klee. I work in administration and human resources. And from my point of view, the Erasmus experience is something that everyone should do as far as they have the possibilities. I come from Latin America and we didn't have these opportunities there. So I recommend everyone that can do it because it's an international experience that give all of you the background just for the professional and personal life in the future. I think it's important to share the time with other people to know if the career you have chosen is the right one as you are starting to get in the mood of working, and especially with the group of students that we have here at the hotel. We are super happy with all of them. They are really nice people, nice professionals, and I think they are going to make it better and better in the future. So we are pleased to welcome all of you, and we hope to have more of the students soon. Walking around the grocery store, only you know what you looking for. And when you're working days through. È stata un'esperienza molto bella, ho imparato tantissime cose, cioè poi mi sono trovato molto molto bene. La prima cosa che ho imparato, che mi è piaciuto molto, è stato appunto fare la pizza, che è una cosa che mi è sempre piaciuto fare e mi ha appassionato molto, e quindi sono molto contento perché è anche abbastanza complicato saperla fare, e soprattutto perché mi sono stati sempre accanto e mi hanno sempre aiutato senza mai tipo rimproverarmi, mi hanno sempre fatto capire le cose con molta calma. I ricordi che mi porterò con me sono, a parte la città che è bellissima, ovvero Berlino, ma anche il rapporto con tutti i colleghi. Sul territorio di Berlino, che fa da intermediaria tra le scuole e i ragazzi che vengono qui a fare un progetto Erasmus. E direi che siamo importanti come ponte tra queste due estremità, perché possiamo tranquillizzare le mamme italiane, e non solo, perché le mamme poi sono tutte uguali, sul fatto che i loro ragazzi siano qui seguiti e non siano da soli, anche se i ragazzi sono stra indipendenti e poi se la cavano sempre benissimo, però sopperiamo anche nel momento in cui loro hanno un attimo di paura o di solitudine e li consoliamo. Quindi oltre tutta la parte burocratica, amministrativa, di contatto con il territorio, con le aziende, con le famiglie ospitanti, fungiamo proprio da componente umana e da ponte per mettere tutti tranquilli e far sì che questa esperienza sia qualcosa che poi non si dimentica. Ed è sempre un piacere enorme quando gli studenti ci ringraziano, non solo per aver trovato loro un'ottima azienda o aver trovato loro una buona famiglia, ma perché gli abbiamo fatto capire che ce la possono fare sempre e comunque da soli, e perché sono bravi, e sentirsi dire grazie è una cosa che insomma fa star bene a fine giornata. Ho fatto l'Erasmus 4 anni fa e da 3 anni vivo qui a Berlino e sono stata la prima ad avere un contratto qui.
ad aprire appunto la strada a questi ragazzi per avere un futuro all'estero. So my name is Sylvia, I'm the Students Welfare Officer of Berlink and I'm here for the students. If they have any questions, any problems, when they come to Berlin, I welcome them. I'm here at the welcome meeting. They get to know the company. We do a city tour together. And then during this stay here in Berlin, I'm always here as a contact person. So if they have any questions or problems, they can call me, they can come here, we talk about it. And this is actually my work. So my relationship with the students, I try of course to establish a trust so that they can come to me with all their problems and questions. I really like to work with students because it's you always get a positive feedback. They are funny people, they are motivated to come here to Berlin to do an internship. They are interested in culture and this is very interesting for me. So I very like to work with students and I hope they also like to work with me. So a lot of schools from different European countries come here to Berlin. So they have different cultural backgrounds, they speak different languages. And our task here in the agency to be like a mediator between the schools, the students in particular, and also the companies. And also, for example, they're living in host families. And so we have to make sure that they fit all together in either the companies or the host families. So if there is some question from the student side or from the company side, we have like a neutral position and we can negotiate between those both sides. And this is a nice job and I really like to do that here. È stata una bella esperienza. Canto in Berlino è una bellissima città, mi piace tanto. E infatti mi trasferisco qua a ottobre e ritornerei volentieri, anzi ritorno a ottobre quindi. And cheese! Wonder why it don't move. Congratulations! Watch the people break the wind. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good. And nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car. Watchers open wide as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. Then the dog gets slammed, slammed right in my face. And I get not always good. Nothing's real. No.
È il video! Grande foda! L'esperienza Erasmus forse è l'unica esperienza europea che funziona, secondo noi. Aiuta a crescere i ragazzi, e l'idea probabilmente è quella di costruire l'Europa, sostanzialmente. L'esperienza Erasmus è innanzitutto un'esperienza di vita. Sicuramente chi si trova a fare un'esperienza di questo tipo ti può dire che è l'esperienza della loro vita. Inizialmente ero molto ansiosa, un ristorante del genere, in questo livello, non lo ritenevo alla mia altezza, però lavorando qui e imparando ogni giorno sono riuscita a diventare una parte del loro staff. È stato veramente bellissimo, emozionante, ogni giorno crescevo più e più e anche loro sono stati molto disponibili con me e mi hanno aiutato tantissimo. ¿Cómo considera la preparación técnica? Los considero muy, muy buenos, muy disciplinados. Hay que tener en cuenta que se nota que han invertido mucho tiempo dentro de una cocina, cosa que es importante para la formación, para saber dónde posicionarse dentro de un espacio reducido. Controlar que tienes diferentes compañeros de trabajo, luego tratan el producto con mucho cariño, se nota que tienen mucho interés por lo que hacen y eso es muy importante para nosotros. Sí, el grupo Quique da Costa es un grupo empresarial dedicado a la gastronomía, que encabezado por nuestro booking insignia que es Quique da Costa Restaurante, en Denia, de 3 estrellas Michelin, abarca diversidad de conceptos desde los restaurantes que también tenemos en Valencia, como son Mercat Bar, Vuelve Carolina, Gisa Negra y El Poblet, también con 1 estrella Michelin, y nuestro último objetivo es alcanzar la excelencia gastronómica para que cada experiencia de cada cliente en el restaurante, en cualquiera de todos, sea inmejorable y única. Si estoy interesado en repetir la experiencia, sí, por supuesto. Si tienen el mismo rigor, disciplina y el mismo aprendizaje, para nosotros es importante. Perché comunque prima esperienza, ho solo 19 anni, quindi all'estero 2 mesi senza famiglia, insomma non è semplice, però è andata bene, adesso sono giunta al termine, ma lo rifarei altre 1000 volte. La collaborazione con gli istituti italiani pues, è magnifico perché nos hace mezclar culturas, nos hace mezclar gastronomías diferentes. Conocer gente maravillosa y gente muy trabajadora como es Marta y sobre todo con Esmovia porque nos gusta mucho que vengan muy preparados los estudiantes y vienen sobre todo con una actitud de trabajar muy, muy avanzada, cosa que cuesta encontrar en otros institutos o en otras promociones. Inizialmente ho visto la struttura su internet e ho detto davvero lavorerò in questa struttura, in questo ristorante. Non ci potevo credere, invece sono qui.
estaría interesado en repetir la experiencia siempre y cuando todos sean como Malta de trabajadores y ven con esa actitud de aprender, porque al final nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Migliorare questo progetto significa formare meglio i ragazzi prima della partenza, formare i ragazzi all'esperienza, che comunque è un'esperienza traumatizzante per loro per certi punti di vista, si trovano a vivere fuori in un contesto diverso, in una cultura diversa, si incontrano con cibi differenti, per molti di loro è la prima volta fuori di casa e quindi questo crea ansia, crea stress, crea paure. Nuestra experiencia con los chicos de prácticas de Italia que están viniendo a través de Smovia siempre ha sido muy buena, por eso la colaboración se alarga ya desde hace varios años. Nosotros creemos que nuestro hotel ofrece unas prácticas distintas a la mayoría de los hoteles porque nuestros practicantes, sobre todo en el área de recepción, atienden directamente al cliente y se ponen en contacto con lo que es la vida real, no solo una oficina llena de papeles donde es muy importante, pero siguen teniendo un miedo escénico a la hora de que luego el día a día tiene un factor muy muy importante que es el público. Entonces aquí hay momentos complicados porque los chicos tienen que aprender a funcionar con todo el mundo, pero creemos que la experiencia es realmente gratificante para ellos. Esta experiencia su una escala de 1 a 10 es seguramente un buen 9, forse anche un 10, perché è comunque un'opportunità che permette di crescere molto personalmente e professionalmente. Io ho lavorato alla reception dell'Hotel Nepture in questi 2 mesi e devo dire che ho imparato tantissime cose, sono proprio cresciuta come persona ed è stata un'esperienza a dir poco unica. Poi Valencia è una città che veramente ti sa accogliere con la sua solarità e quindi sì, sono veramente contenta di questa esperienza. Questa è la mia seconda esperienza all'estero perché l'anno scorso sono stato a Dublino con un progetto scolastico. E quale delle due città preferisco? Beh, tutte e due, perché per me l'importante è lavorare. Perché consigliare ai ragazzi l'Erasmus? Perché è una bellissima esperienza dove ti rendi autonomo e impari a capire che cosa è veramente il mondo del lavoro. Qui mi hanno fatto anche una proposta di lavoro, ma non accetterò perché voglio proseguire gli studi presso l'ALMA, una scuola di cucina italiana che si trova a Parma, perché ho vinto una borsa di studio e voglio diventare un grande chef. Siamo di fronte all'Ampa Restaurant dove sto svolgendo uno stage in Erasmus. Fa parte del Hospes Palau de la Mar, che è un 5 stelle, e sono sotto la tutela, diciamo, del mio executive chef, che è Carlo Julian, che è in procinto di prendere una stella Michelin e che però per me già ce l'ha, in quanto mi sono trovato veramente molto bene e spero di poter rifare questa esperienza in futuro. Trabajar con Michael, aparte ha aprendido mucho el idioma, ha puesto mucho de su parte y la verdad que ha sido un placer trabajar con él. Estos 2 meses se nos han hecho súper cortos, nunca ha llegado tarde, siempre ha venido el uniforme perfecto y eso se nota. Y cuando ves a una persona que pone tantas ganas, te dan ganas de enseñarle y de que aprenda cosas y que esté trabajando en servicios. Se ha dado eventos con nosotros, nos ha hecho muy bien, nos ha preparado muy bien. Estamos muy contentos con Michael, la verdad. Spesso io lavoro in questa zona perché loro mi dicono quello che fare e io lo faccio in autonomia. Loro mi fanno lavorare molto molto in autonomia.
sono stato molto contento di essere messo su questo 5 stelle e dicono che non a tutti danno la possibilità di venirci, quindi non lo assegnano a tutti e io ne sono molto molto fiero e contento perché spesso loro quando ne hanno l'occasione me lo ripetono sempre: sei molto bravo, oggi hai lavorato bene, ti ringraziamo per l'aiuto che ci hai dato. E anche se sono stanco torno a casa con il sorriso. Bueno, mi experiencia con Esmovia y con todos estos locos que vienen de Erasmus, ¿no? Es que al final del todo cambian de país, son gente joven, vienen con una cultura gastronómica diferente a la española, pero al final de todo buscamos que tengan una experiencia, más que un conocimiento muy extenso, porque los meses no son tantos, sino que tengan un poco de experiencia gastronómica española, de experiencia de convivir en ese equipo dentro de una muy alta cocina. Y bueno, son un poquito cabrones, pero no pasa nada. Anch'io ai suoi tempi, ben 9 anni fa, un'esperienza del genere, proprio qui presso l'Esmovia, e nel mio caso era una borsa Leonardo da Vinci universitaria, però che mi ha permesso di poter trovare prima un'opportunità di stage e poi di lavoro, e quindi di vivere all'estero, non come fuga di cervelli, ma proprio un'esperienza di vita che continua ancora oggi. In realtà ci definiamo un centro di formazione in mobilità perché il nostro ruolo è quello di facilitare la mobilità, quindi l'esperienza all'estero dei giovani Erasmus Plus, quindi giovani dai 16 ai 25 anni che fanno un'esperienza di tirocinio all'estero. Per molti di loro è la prima esperienza all'estero, lontano dalla loro comfort zone, quindi per noi è quasi un onore poter aiutarli e supportarli durante tutto il periodo qua a Valencia. L'agenzia Esmovia è stata una grande scoperta, diciamo, perché ci ha da subito messo in contatto con le nostre agenzie e ci ha fatto molto da tramite, è stata molto utile. Quando avevamo problemi erano sempre disponibili e risolvevano le cose in poco tempo, insomma, quindi c'è stato questo buon rapporto con l'agenzia. Inoltre ci ha offerto, diciamo, questi posti di lavoro stupendi che penso valgano la pena, insomma. Il progetto europeo di mobilità, gli attori principali sono ovviamente un organismo di invio che scrive un progetto, poi c'è ovviamente il ragazzo che partecipa, che si muove, poi ci sono organismi come noi che organizziamo l'esperienza in mobilità all'estero e poi ci sono le aziende ospitanti. È fondamentale che tutti questi attori collaborino in modo che ci sia la buona riuscita del progetto. Avendolo vissuto in prima persona, so quanto è importante l'assistenza di un'agenzia o un centro di formazione e mobilità come il nostro e quindi vorrei metterci una medaglia a noi stessi per il lavoro che stiamo svolgendo appunto di facilitazione di queste mobilità, sia come supporto locale, quindi nell'organizzazione di tutta la logistica del progetto, ma io direi che la parte più importante è proprio quella del supporto alla persona che offriamo a livello individualizzato e personalizzato. Attraverso questo scambio creiamo l'Europa, si crea l'Europa. La finalità è proprio quella, costruire l'Europa, creare cittadini europei. Consiglio perché uno cresce.